Juventus Club Doc di Mazara del Vallo, oggi si festeggia una stagione comunque straordinaria con il presidente Andrea Pinta che ha invitato gli amici juventini di Mazara del Vallo a conclusione di questa stagione a un grande barbecue qui sul terrazzo della sede del Juventus Club Doc. Al telefono l'avvocato Beppe Marotta, una telefonata che sa di scaramanzia per quello che sono stati gli ultimi 4 anni, adesso si prospetta una telefonata ben augurante per il prossimo anno con una stagione tutta da vivere. Diciamo che era un obbligo festeggiare con i soci del club e non soci, amici, sostenitori, questa stagione. La Juve ha vinto il quarto campionato di fila, la Coppa Italia, è arrivato vicinissimo a vincere la Champions, siamo stati sconfitti da un grande Barcellona, però abbiamo gustato nuovamente, diciamo, l'ambiente della Champions, le emozioni di una finale dopo 12 anni. Quindi era un obbligo festeggiare con i nostri soci dopo una stagione molto lunga, estenuante, ma felice e ricca di gioie e di successi. La telefonata col dottor Marotta, con cui mi lega una profonda amicizia, è diventata quasi scaramante, che è partita 4 anni fa, e prima ancora della stagione del primo anno vincente di Conte, e ormai è una consuetudine, una prassi ripetere questa telefonata in occasione della festa dello Juventus Club Doc Gianni Agnelli di Mazara del Vallo. È un momento particolare, io ricordo che in Sicilia la Sicilia è la regione con più soci, è al terzo posto con più soci a livello nazionale dopo la Lombardia, Puglia, Piemonte, viene la Sicilia. Questo deve far riflettere tanto, perché c'è un legame particolare, forse perché nel corso della storia della Juventus e la Juve ha avuto sempre fra i calciatori, fra i dirigenti, esponenti della nostra terra, della Sicilia. Basti pensare a Furino, a Anastasi, Schillaci, altri giocatori, diciamo, provenienti dal meridione. È la storia che ci lega tantissimo a questa società. Il club nostro è molto attivo, è in vita da 5 anni, io sono presidente da 4 anni e da 4 anni la Juve vince il campionato. Il primo anno solo il presidente è stato il carissimo amico Ciccio Foggia, che è sempre socio del club, è un attivista del club, e quindi è un ulteriore motivo d'orgoglio questo per me e per i nostri soci. Durante l'anno viviamo tantissimo diciamo l'atmosfera dello Juventus Stadium, perché essendo soci del club c'è l'opportunità, la possibilità di partecipare di presenza alla visione delle partite nello splendido stadio della Juventus, che è veramente qualcosa di eccezionale, è un salotto, non ha niente a che vedere con gli altri stadi che esistono in Italia. Ci sono tutti i comfort possibili, allo stadio si ci va con i bambini piccoli, con persone anziane, si vive la visita del museo, diciamo, il mio può essere considerato un promo pro Juve, però è la verità, è motivo d'orgoglio essere presenti settimanalmente nelle partite casalinghe con esponenti di Mazara, del club di Mazara. Fra le iniziative in programma per la prossima stagione avete previsto anche un pullman per la prossima finale di Champions che si disputerà a Milano, a San Siro? Speriamo di arrivarci, io faccio i dovuti scongiuri, penso che gli altri soci che mi guardano in questo momento dall'altra stanza facciano lo stesso gli scongiuri. Importante è partecipare, c'è l'opportunità che la finale si svolga a Milano, è difficile arrivarci, quest'anno è stata una cosa molto inattesa, non c'era messo che la Juve potesse raggiungere la finale davanti a colossi come il Real Madrid, come il Bayern, come il Chelsea, società che spendono fior di quattrini, Paris Saint Germain, Manchester United, Arsenal, società che spendono fior di quattrini, la Juve sempre in economia con un progetto molto mirato e costante, con delle crescite graduali e con salti di qualità graduali di anno in anno, sta portando avanti questo progetto.
Abbiamo raggiunto la decima vittoria in Coppa Italia, la prima stella, abbiamo vinto il quarto campionato di fila battendo il record, cercheremo ancora di migliorarci, cercheranno ancora di migliorarci, infatti il dottor Marotta poc'anzi ci ha detto che è alle prese in piena campagna acquisti. Bisogna rispettare il fair play finanziario, bisogna rispettare e guardare sempre il bilancio, e la Juve sta molto attenta a queste cose, noi lo sappiamo, noi tifosi, e a maggior ragione siamo ancora più orgogliosi di questo, perché il fatto che praticamente si guardi bene al bilancio, la Juve è ormai al quinto posto in Europa come merchandising, quando 4 anni fa era al 20° posto, ormai la Juve è al quarto, quinto posto, e avanti c'è solo il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester United, il Bayern di Monaco e poi viene la Juve. Il merchandising è dovuto agli incassi che fa la Juventus allo Juventus Stadium, con altri problemi, non solo gli incassi della partita, ma con altri proventi, con le vendite di gadget, con i ristoranti, con il centro commerciale, con le visite al museo. Il futuro è questo. In Italia ancora si perde tempo, il governo perde tempo con delle leggi per snellire la burocrazia, per agevolare le altre società di calcio ad avere il loro stadio di proprietà. Senza stadio di proprietà non c'è futuro per le società di calcio italiane, e se non si fa questo al più presto, praticamente il calcio italiano a livello europeo rimane molto indietro. Io spero che si diano da fare i politici affinché agevolino i presidenti delle altre società ad agire in tal senso. Un momento della stagione che ti è piaciuto di più? Sono stati quasi tutti i momenti della stagione che mi sono piaciuti di più. Comunque la finale di Berlino per me è stato un sogno che era quasi irrealizzabile. Spero che ci possiamo riprendere il prossimo anno. Tra gli acquisti del prossimo anno, quale secondo te è quello più interessante, che farà la differenza? Secondo me è Dybala, che è un ragazzino che può esplodere e diventare un grande top player. Allora ragazzi, siamo qua in diretta con il direttore Beppe Marotta, vicepresidente della Juventus. Mi raccomando, un applauso al direttore. Beppe, ormai è una consuetudine. Ogni anno è un aspetto che noi sentiamo, alcuni di voi vengono al Juventus Stadium, altri magari ci seguono dalla televisione, però sappiamo di contare su un territorio che è il vostro, dove c'è una grande adesione di tifosi della nostra gloriosa società, di questo siamo grati. Per quanto riguarda la squadra, è chiaro che adesso siamo in piena attività di calciomercato, però come ogni anno noi abbiamo l'obbligo di lottare per vincere ogni competizione, e lo faremo indipendentemente dai giocatori che andranno o che arriveranno, perché la società rimane, la società ha una storia ricca di successi, per cui il compito che abbiamo noi è quello di continuare questa tradizione per far felici tutti voi e per far felici anche, diciamo, coloro i quali partecipano, che siano giocatori o noi stessi. Noi qua siamo riuniti, siamo molto numerosi, tu lo sai, il calore che offre la Sicilia nei vostri confronti è immenso. Dopo la Lombardia e il Piemonte siamo in Sicilia, vivono i club, siamo terzi nella classifica dei club più numerosi. Questo per noi è un motivo di orgoglio. È praticamente... Ci nutre tanto, tanto affetto nei vostri confronti, Beppe. Poi questa telefonata ormai sa di quasi di scaramanzia. È il quarto anno che ci sentiamo per la festa scudetto dello Juve Club Gianni Agnelli Mazzara del Vallo, ed è giusto dare tanto merito a voi dirigenti, che secondo me siete stati gli artefici di questo progetto vincente che ci accompagna per 4 anni. Grazie. Niente, no, grazie a tutti voi, al club Juventus di Mazzara, ai tifosi bianconeri, ed è un motivo, come detto prima, di soddisfazione poter contare su una base di tifoseria così calorosa come la vostra, come la Sicilia. Quindi
come ho detto prima, tocca a noi adesso ripagarvi ancora questa fiducia, questo affetto, con degli altri risultati vincenti anche nella stagione 15-16. Bravo Beppe. Grazie a tutti voi. Grazie a te Beppe, tolgo il disturbo, togliamo il disturbo, ci sentiamo noi a presto. Ciao Beppe, grazie.